democrazia diretta dobbiamo cancellare le Camere del Parlamento, ma semplicemente noi stiamo dicendo, ed è innegabile che questo sia accaduto negli ultimi 20-30 anni, che le Camere del Parlamento finora si sono fatti i fatti propri, cioè gli appartenenti al Parlamento non hanno fatto altro che leggi per i propri comodi. Vogliamo ricordare quando hanno trasformato i finanziamenti pubblici ai partiti, i rimborsi elettorali, dopo li hanno fatto finta di abolirli e poi hanno fatto la sanatoria per continuare a prendere questi soldi? Vogliamo parlare della legge bavaglio che avete approvato qualche settimana fa? Cioè tutto quello che fate non è nell'interesse dei cittadini, ma solo delle vostre tasche. Ed è per questo che Grazie, stiamo proponendo una grazie. norma per rendere. Onorevole Vacca, a titolo personale. Grazie Presidente. Vede, io capisco benissimo i colleghi del Partito Democratico che non vogliono votare emendamenti come questo sul conflitto interessi o magari sull'ineleggibilità di persone che hanno ricoperto incarichi elettivi. Beh, il motivo è molto semplice, perché sono loro i primi che verrebbero danneggiati da provvedimenti del genere, perché sono loro che magari hanno già avuto in promessa qualche posto, qualche posticino in qualche società partecipata quando non saranno più eletti, e sono loro magari i primi a essere in conflitto di interessi per cui vengono in Parlamento per fare gli interessi di qualche gruppo di riferimento o di qualche lobby. Vergognatevi, state facendo cose che neanche Berlusconi sarebbe mai sognato di fare. Grazie, onorevole Vacca. E non avendo nessun altro iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento 2.164 Liuzzi, parere contrario Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. De Maria, Piepoli, Arlotti. Pare che Battaglia, ok, ha votato. Piccione in arrivo. Colleghi, possibilmente state ai posti perché tra un voto e l'altro altrimenti facciamo fatica. Ciraci. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo alle